che possiamo avere grandi benedizioni ancora in quest'anno, che sicuramente Dio ci accorderà tante cose. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Possiamo chiamare il nostro caro fratello Luca, Dio di benedizione. O Signore, ancora Signore, dinanzi a te, ancora qui, rendi Signore, ancora di fronte al tuo cospetto. Ancora Signore, di benedire tutti i fratelli di qui, Signore, tutti quelli sposati in tutto il mondo, Signore. E ancora Signore, ti chiedo di donarci per ogni peccato che commettiamo, Signore. Ancora Signore, ti chiedo di guarirci ogni nostra infermità, Signore. Ancora Signore, ti chiedo di benedire la predica del fratello Enzo, Signore. E ancora Signore ti chiedo che se c'è qualcuno sposto per il mondo, Signore, che tu lo possa qui prendere a te, Signore. Ancora mettiamo ogni cosa nelle tue mani, nel tuo santo Gesù Cristo. Amen. Il numero 477. Un fuoco iniziò, amen. Da una piccola scintilla e solo dopo un po' s'accende e poi sfavilla. Così l'amor di Dio, amico nel tuo cuore, accettalo. Ci benedica. La scorsa domenica il fratello Enzo ha ripreso l'opuscolo, la parola parlata e il seme originale, anche con la lettera di Paolo. Il passo è 1 Corinti, capitolo 4, versetto 15. Poiché anche se aveste 10.000 precettori in Cristo, non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Gesù, l'inizio e la fine, è il creatore e il giudice. Dio creò l'uomo a sua immagine, quello era il seme originale che si doveva riprodurre. Eva fu tratta da Adamo, essa fu sedotta perché era più debole. Adamo salvò Eva peccando con lei, immagine di Cristo che prese il peccato su di sé per salvare la sposa. Eva non era ancora moglie di Adamo quando fu sedotta, così come la Chiesa non è ancora moglie di Cristo, ma lo diventerà con la cena delle nozze. La falsa Chiesa fu sedotta dal concilio di Nicea, miscelando la parola con docima umana. Miscelare la parola con la menzogna è adulterio. Esso produce morte, così Eva produsse morte. Ma Maria non dubitò della parola e produsse vita, Gesù il Salvatore. Maria prima ha creduto e poi ricevette lo Spirito Santo. La Chiesa deve credere per ricevere lo Spirito Santo. Quando riceve la parola originale, riceve la nuova nascita. Amen. Alleluia. La mente è un campo di battaglia tra il bene e il male. Non facciamo entrare il dubbio, ma la parola rivelata. Amen. Amen. Amen.
Quando questa parola viene seminata, essa deve produrre una grande raccolta. La parola di Dio parlata è un seme. Bisogna ritornare a questa parola che produrrà ciò che essa dice che avrebbe prodotto. La scorsa domenica abbiamo letto 1 Corinzi 4,15. Perché anche se avessi 10.000 educatori in Cristo non avete molti padri, poiché io vi ho generato in Gesù Cristo mediante l'Evangelo. Paolo fu il primo a evangelizzare la gente attraverso la rivelazione. Lui fu il primo che Dio chiamò per predicare la sua parola. Ogni messaggero di Dio è venuto per liberare la Chiesa dalle denominazioni. Dio in principio disse, ogni seme produca secondo la propria specie. L'unico seme che dà vita è la parola di Dio, ma se viene ibridato con le denominazioni, essa produce solo morte. La Bibbia dice che alla fine nessuno non può né vendere né comprare, perché ci sarà un boicottaggio. Solo chi avrà il marchio della bestia, cioè chi accetterà il romanicesimo. Alla bestia fu dato il potere e l'autorità di parlare alla gente per poterla sedurre, e tutti stanno adorando l'ottavo re come guida del mondo. Tutti i segni si stanno adempiendo, e anche le vergini stolte stanno cercando l'olio per essere rapite in gloria, ma è troppo tardi perché Gesù ha scelto la sua sposa prima della fondazione del mondo. Nella Bibbia ci sono tre chiese, c'è la prostituta, essa è egocentrica, c'è la vergine stolta, essa è la protestante, c'è la sposa. Tutte sembrano reali, la chiesa protestante sembra reale, ma non lo è, perché in essa c'è uno spirito errato, perché essa non comprende dov'è la verità. Quando Dio creò l'uomo lo fece secondo la sua parola, quando Gesù si fece carne fu secondo la sua parola. Quando noi riceviamo secondo la sua parola, dobbiamo credere alla parola attraverso la fede, perché la fede è l'unico seme che non può essere ibridato. In principio Adamo non erò, ma erò per amore della sua sposa. Anche Gesù Cristo, per amore nostro, morì e ci fece diventare bianchi, cancellandoci tutti i nostri peccati. Facciamo una preghiera. Padre, dice Signore, ancora grazie per questa domenica, Signore, benedici i fratelli che sono venuti, gli assenti, e quelli sono sposti in tutto il mondo, Signore. Ancora per questi ultimi giorni, fa che alcuni entrano in questa, a far parte di questa sposa, Signore, perché ormai i giorni sono pochi, Signore. Ormai il traguardo lo stiamo per passare, Signore. Ancora, Signore, benedici la vita, Signore, che ci doni, Signore. Ancora benedici qualsiasi cosa che facciamo, Signore. Ancora, Signore, aiutici col lavoro, con qualsiasi cosa, Signore. Per ogni peccato che noi commettiamo, pure, Signore, e benedici il fratello Enzo che porta la parola, Signore. Grazie per ogni cosa le chiamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Il Signore ci benedica, fratello Luca. Il numero 652. Sei, cinque, due, a me. Poiché sei nel cesso, Signore, su tutta la terra, tu sei innalzato al di sopra di ogni Dio, poiché sei nel cesso, Signore, su tutta la terra, tu sei innalzato al di sopra di ogni Dio. Amen. Adoriamo te, innalziamo te, esaltiamo te, oh Signore, esaltiamo te, innalziamo te, esaltiamo te. Oh Signore, poiché sei leggero,
tutta la terra. Giunge saggiato al di sopra di ogni Dio, poiché sei l'eccesso, Signore, su tutta la terra. Tu sei innalzato, amen, al di sopra di ogni Dio. Gloria a te. Adoriamo te e saltiamo te, innalziamo te, oh Signor, adoriamo te, innalziamo te, e saltiamo te, oh Signore. Alleluia, Signore ci benedica, amen. A volte ero nei canti perché la mia mente è piena di tante cose che oggi dobbiamo parlare, e tante che oggi faremo solo una preghiera di inizio, e poi ci sono tanti documenti da vedere, e soprattutto questa scrittura che oggi noi parleremo, Cristo è rivelato nella sua parola. Fratelli, Dio non ha parlato solo 50 anni fa, ma questo messaggio, come vedremo questa mattina, è ancora oggi valido per noi. Amen. Poiché tutto quello che si sta muovendo oggi, già il profeta ne parlò guardando anche quello che sarebbe accaduto. Cose che loro non vedevano, cose che il profeta parlava, oggi le vediamo realizzate sotto i nostri occhi. Cristo e il mistero è rivelato nella sua parola, sarà oggi visto in quest'ottica. Quello che questo Papa ha detto il 29 e che io già ho messo su, abbiamo già messo su Facebook, di quello che lui ha detto in questi giorni, praticamente le ultime rivelazioni scioccanti di Papa Francesco: l'inferno non esiste, Adamo ed Eva sono una favola e la Bibbia è un altro libro storico obsoleto, con un libro in cui ormai non possiamo fare più. Qua dentro io questa settimana volevo cominciare una serie di studi su Daniele, ma mi sono bloccato perché qualcosa ha detto fermati e vai a guardare. Cominciato a guardare questo messaggio, già l'avevo preso. Ma a volte anche nella scelta di un messaggio ci deve essere la rivelazione, cioè questo è per oggi. In questo libretto c'è tutto ciò che lui ha detto. Amen. Che è una fiaba, che è un libro obsoleto, dove il profeta mette enfasi su quello che è la parola di Dio. Amen. Chi ancora pensa che questo Papa non sia l'ultimo Papa, fratelli, cominciate veramente a cercare il Signore e a farvelo rivelare, perché questo è l'ultimo Papa. Vi farò ascoltare ora un documento pure audio preso da Porta a Porta, dove esattamente gli intervistati, a cui Bruno Vespa fa una domanda, dicono espressamente che questo Papa è stato messo lì grazie all'opera dietro le quinte della Chiesa americana. I vescovi americani hanno fatto in modo che questo Papa venisse messo sul soglio pontificio. La chiesa del messaggio un pochettino è spezzata su questo fatto, perché William Lane dice, quando dice negli atti dello Spirito Santo, dice questo, che l'ultimo Papa sarà messo lì dagli Stati Uniti d'America secondo la profezia, uscirà, dice, sarà messo là dalla Chiesa degli Stati Uniti d'America, dal Papa. Quindi c'è stata una spaccatura, che a volte dice no, qualcuno dice no, sarà americano, oppure no, uscirà dall'America e così via. Però dal contesto preso da molte fratelli dicono che non è che il fratello Brani dice che sarà americano, ma che sarà messo lì dagli Stati Uniti d'America. Amen. E noi oggi vedremo
come questo ancora oggi lo vediamo realizzato. Noi fratelli qua parliamo di profezia. Noi fratelli qua siamo, come dice ora il profeta, nell'ultima parte del corpo umano, che è l'occhio. Amen. Ora il profeta spiega cose che anch'io, dopo tanti anni che sono nel messaggio, avevo pensato a questa di qua. Come Dio attraverso la statua di Nebucadnezzar, no? Comincia dalla testa e finisce dai piedi, con la sposa Cristo ha fatto al contrario, ha cominciato dai piedi e ha iniziato dalla sposa, facendo che cosa? Mentre loro sono partiti dalla testa, il regno di Babilonia, no? E pian piano perde la sua forza e arriva nei piedi, dove non c'è nessun controllo, qui ormai siamo al contrario, partito dalla testa e oggi siamo, a partire dai piedi, oggi siamo alla testa, quindi vuol dire che Cristo sta per prendere il controllo, il possesso di questo mondo, ma ci voleva un profeta. Noi lo pensavamo, io lo pensavo questo, ma oggi ne abbiamo la conferma, perché Dio ha parlato attraverso un profeta. Amen. Non c'è aurora, dice la scrittura, senza profeta. Gloria a Dio. Ci vogliamo alzare, amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Prego, prego. Alleluia. Nostro caro Padre, ancora grazie per questa mattina, Signore Dio, per tutto ciò che Tu questa mattina rivelerai alla Tua Chiesa, Padre, amen, perché viviamo negli ultimi giorni, Padre, ma viviamo negli ultimi secondi addirittura, Padre, della Tua venuta, Signore Dio. La Tua venuta sarà così rapida, Signore Dio, e gli eventi si susseguiranno uno dietro l'altro, Padre, che arriveremo al punto che noi non potremo neanche più contenere questa potente rivelazione che Tu stai dando alla Tua Chiesa, Padre. Amen. Noi guardiamo ogni cosa che si muove intorno a noi. William Bram lo faceva, Padre. Guardava riviste, guardava, Signore Dio, quello che si muoveva attorno a lui, Padre. E da ogni cosa prendeva uno spunto profetico per poter predicare un messaggio, Signore Dio. Amen, Signore Gesù. Gloria a Dio. E noi su questo, Padre, abbiamo, Padre, fondato la nostra fede, Signore Dio. Amen. Nella continua ricerca, Signore Dio, di quello che il profeta ha detto, Padre, perché egli è andato davanti a noi, Padre. Ha aperto la strada per noi, Signore Dio, amen. E noi ne siamo veramente felici che Tu hai mandato un uomo, un profeta, con l'occhio della vista dell'aquila per il tempo in cui noi viviamo, perché sennò questa apocalisse sarebbe stato sempre un libro chiuso davanti a noi, Padre. Per questo ti chiediamo questa mattina, Padre, benedice questa radunanza, benedice chi ascolta, Padre, benedice a Borgetto, benedice Udine, Padre, benedice ancora a Torino, Signore Dio, amen. Benedice ogni fratello collegato, Signore Dio, che ascolterà la registrata, Padre. Alleluia, perché il tempo stringe, Padre. I giorni sono prossimi, Signore Dio. Mettiamo la mano alla radio in questo 2014, Padre. Affondiamo ancora di più, Signore Dio, la radio e facciamo questo solco per preparare la Tua seconda venuta, Padre. Alleluia, grazie, Padre. Benedici ogni cosa che chiediamo nel nome di Cristo Gesù, il benedetto. Amen. Alleluia. Devo fare un canto. Il peccato lasciato per sé, amen. Peccato cos'è? Incredulità, fratello, amen. Lasciamo ogni incredulità. 4, 6, 1. Il peccato ho lasciato, amen. 4, 6, 1. Amen. Il peccato lasciato per sempre, per seguire soltanto Gesù. Tutto il cuore a amen. Tutti i giorni del mio cammino ho promesso a lui fedeltà, fino al giorno del mio passaggio dalla terra all'eternità. Amen. Fratelli, avanti coraggio, di cammino e forza ci dà. Non temiamo le lotte e dolori,
comparirà. Quando giunti saremo nel cielo, che festa, gran festa sarà. Presto viene quel giorno beato e nell'aria Gesù apparirà. E nell'aria Gesù apparirà. Amen. Gloria a Gesù. Padre Santo Celeste, Signore, grazie ancora per la vita che ci dai, Signore, per questa opportunità, Padre, oggi di stare ancora alla tua presenza, Padre. Ancora vuoi tu vederci, Signore, attraverso il sangue di Gesù Cristo. Gloria a te, oh Signore, che grande gioia per noi, Signore, questo giorno, Signore, in cui tu ti riveli, Padre, oh Signore, così come quando tu sei risorto dai morti, Padre, ti sei rivelato, Signore, alla tua Chiesa, Signore. Ancora gloria a te, oh Padre. In questo giorno di rivelazione, Signore, vuoi tu rivelarti a noi, Padre, ancora facci vedere, Signore, il momento in cui noi stiamo vivendo, Signore. Oh Padre, Signore, ti ringraziamo perché ancora tu ci hai fatto vedere, Signore, il profeta di questo tempo. Gloria a te, ancora ci hai fatto vedere l'apertura dei sigilli, l'apertura di tutti quei misteri, Padre. E ancora, Signore, ci hai fatto vedere che in quest'anno di giubileo, Padre, oh Signore, tu puoi dare alla tua sposa la piena liberazione in carne e in spirito, Signore. Oh Signore, ancora aspettiamo, Padre, perché ancora il tempo non è scaduto, Padre. Siamo negli ultimi giorni, Padre. Tu ci hai sigillato, Signore, ci hai appartato, ci hai messo fuori dal mondo, fuori dalle denominazioni, fuori dalla Babilonia, dalla confusione, Padre. Oh Signore, oggi siamo qui, Padre, seduti nei luoghi celesti, ancora a pregustare, Signore, quello che sarà il nostro prossimo futuro, Padre. Oh Signore, la scena delle nozze, Signore. Oh Signore, veramente, Signore, tu ci hai fatto una grande promessa, ci hai fatto una promessa di salvezza, Padre, ci hai promesso lo Spirito Santo, Padre. Oh Signore, per questo noi dimoriamo, Signore, in questa certezza che tu ci hai dato, Padre. Oh Signore, la certezza del tuo nome, che ogni cosa, Padre, facciamo nel tuo nome, Signore, in quel battesimo che ci ha lavato dai peccati, Padre. Oh Signore, e ancora, Signore, nella guarigione divina, Padre. Oh Signore, una preghiera, Signore, per tutta la sposa, Padre, che alleluia, Padre. Vedere, oh Padre, veramente che siamo negli ultimi giorni, come il tuo tempo ormai è compiuto, Signore. Padre, vuoi tu ancora, Signore, guidarci in ogni cosa che facciamo, Signore. E ancora tu benedici, Signore, benedici nelle nostre cose giornaliere, Padre, nei nostri lavori, Signore, con tutte le persone, Signore, che incontriamo, Signore. Vuoi tu ancora, Signore, benedire coloro che ascoltano questo messaggio, o che sia, Signore, ancora di grazia, Signore, o di giudizio, noi non lo sappiamo, Signore. Oh Signore, ma noi vediamo ancora quella parola rivelata, Signore, per questo giorno, Padre. Oh Signore, benedice quel fratello Enzo che porta oggi la parola, Signore, e noi che possiamo dire con orecchio spirituale, affinché, Signore, possiamo fare tesoro, Signore, di questa manna che cade dal cielo, Padre. Grazie per ogni cosa chiediamo nel tuo santo nome, Cristo Gesù. Amen. Alleluia. Allora, ascoltate. Allora, quello che il diavolo ha sempre fatto è stato sempre quello di distruggere i santi di Dio, attraverso il martirio, attraverso l'uccisione di tanti credenti, attraverso il bruciare la stessa scrittura. Nel Medioevo si era anche bandito il fatto della scrittura. Nessuno poteva leggere la Bibbia, avere una Bibbia a casa, come oggi succede nei paesi musulmani. Però oggi lui è riuscito, attraverso la sua sapienza, attraverso il suo modo di fare in modo che la Bibbia venga rigettata direttamente dalla stessa gente che pretende di leggere la Bibbia. Piano piano lui si è intrufolato, piano piano, attraverso religione, attraverso molte cose, ed è riuscito a fare togliere alla gente tutte quelle cose che giustamente sono delle pietre d'intoppo al fine di poter stare sulla parola. Ora, tutti i profeti si sono battuti per questa parola. Tutti i profeti di Dio si sono battuti per lo sta scritto. Amen. Amen. Oggi i più grandi nemici di Dio non sono gli atei. Ci sono atei che riconoscono che pur qualcosa c'è,
cercano un Dio nella natura, un Dio nel materialismo, ma sanno che qualcosa c'è, pur di rifiutare che c'è un Dio celeste che sta sulla creazione. Amen. Ma la cosa più assurda è che proprio gli amici che si pretendono di essere gli amici di Cristo sono quelli che rigettano oggi la parola per com'è. Amen. Noi sappiamo che secondo te il nostro Tessalonicesi dice che quel giorno non verrà e nessuno vi tragga in inganno se prima non si è avvenuta l'apostasia. Cos'è l'apostasia? Apostasia è il rigetto della parola. Amen. Ora, ascoltate. Ora, quest'uomo oggi, che è anche stato chiamato l'uomo dell'anno, dal Time, è stato fatto uomo dell'anno, ed è amico degli evangelici, di quelli che si oppongono al messaggero del tempo della fine. Perché su tutta la legge, William Blair disse, o tu accetti la verità o tu accetterai l'errore. L'accettare l'errore ti porterà nel Consiglio Mondiale delle Chiese. Oggi sono tutte là, amen, e oggi sono insieme al Papa a dire questo è il giorno che ha preparato il Signore. Amen. Quindi, questo l'ha detto lui il 29 di dicembre 2013. Ed è stato uno shock, per esempio, già il giornale l'ha nominato questo uno shock. L'inferno non esiste, Adamo ed Eva sono una favola. E poi dice la Bibbia è obsoleta, cioè ormai la Bibbia la dobbiamo leggere come un libro storico, amen, che non porta nulla, dice, nell'animo dell'uomo. Cioè, vi rendete conto che dichiarazione? Quando gente dice che oggi noi dobbiamo essere come il popolo che ci fu in Grecia, che attraverso la filosofia essi fecero l'altare dove adoravano gli dèi in quel tempo, ma quando Paolo passò di là cosa trovò? Trovò solo una lastra di marmo dove non c'era nessun idolo messo là e c'era scritto a quell'iddio sconosciuto. E Paolo prese spunto da questo per predicare quell'iddio sconosciuto ai greci, che è il Signore Gesù Cristo. Amen. E la, dice quest'uomo, la filosofia greca, la filosofia di tante altre nazioni, non riescono a spiegarsi che cosa accadrà dopo la morte, ma sanno che dopo la morte, dice, la nostra anima andrà in un posto di riposo. Amen. Quindi c'è il bisogno nel cuore dell'uomo di avere un Dio, c'è il bisogno di adorare, c'è il bisogno, amen, perché Dio ha messo questo nel nostro cuore. La scrittura dice un abisso chiama un altro abisso. Una volta quando si parlava di questo nelle chiese, per questo ci vuole il profeta. Che cosa vuol dire un abisso chiama un altro? Vuol dire che una disgrazia ne tira un'altra. Questo ne dicevano. Vuol dire che una disgrazia, un abisso, tu sei caduto in un abisso. Quando cade una disgrazia, allora un'altra disgrazia ti va. Invece no, viene la luce rivelata della sera e ti spiega. Un abisso cosa vuol dire? Che se dentro di te tu hai quel desiderio e ricerchi Dio, quello è l'abisso. Che tu stai ricercando una cosa, vuol dire che da un'altra parte c'è qualcosa che può soddisfare quel bisogno. Amen. Se noi crediamo che c'è un Dio, perché da qualche parte c'è un Dio, amen. Se noi abbiamo fame, amen, perché? Perché da qualche parte c'è il cibo che può soddisfare questa fame. Gloria a Dio. Un abisso chiama un altro abisso, al fragor delle tue acque. Amen. E qua gente che purtroppo non ha la rivelazione, non è colpa loro, ma non hanno la rivelazione. Queste cose, dice la scrittura, la sapienza appartiene a Dio. Amen. Io ho trasformato la sapienza degli uomini in stoltezza. Amen. Dato dice che gli uomini non mi hanno riconosciuto nel mio infinito lavoro che ho fatto attraverso la natura, attraverso le stelle, attraverso ogni cosa che c'è sulla terra che parla di Dio, è piaciuto a Dio, dice, salvare gli uomini attraverso la pazzia della predicazione. Amen. Gloria a Dio. Dio ci ha tratti così, attraverso l'ascolto delle sue grandi meraviglie che gli ha fatto attraverso i suoi profeti, attraverso i suoi ministri, attraverso questo messaggio, gloria a Dio. Mai nessuno, io credo, dopo che noi abbiamo sperimentato questa manna, si vorrà mai ripartire da questo messaggio. Amen. Amen. E il profeta dice, quello è il terzo stadio. Amen. Amen. Non la sfera dello spirito dove noi possiamo ballare, parlare in lingue, ballare, danzare nello spirito. Amen. Amare gli altri non ha nulla a che fare. Ma dice ci vuole la terza sfera, che è la sfera dello spirito, la sfera dell'anima, dove là Dio ha messo il germe della parola e solo quello viene risvegliato. Amen. Gloria al Signore. Alleluia.
Quindi se le nostre anime si sono svegliate a questo messaggio, perché questo era l'input che dovevamo noi ricevere, quello era l'interruttore giusto che Dio doveva attaccare nei nostri cuori. Amen. Quindi, ora dice così, un uomo che può aprire i vecchi segreti della Chiesa cattolica è sicuramente Papa Francesco, dice. Alcune delle credenze che si svolgono in Chiesa sono in contrasto con la natura amorevole di Dio e sono ora stanziate da Papa come è stato recentemente fatto anche uomo dell'anno del Time, nelle sue rivelazioni che egli stesso ha dato. Quindi cosa dice? Dice, molte affermazioni della Bibbia sono in contrasto con la natura amorevole di Dio. Certo, se Dio è amore ci può essere un inferno? Non può essere. Se Dio è amore ci può essere un giudizio? Non può essere. Amen. Il profeta lo dice anche qua. Con umiltà, ricerca interiore, vedete? Con umiltà, ricerca interiore. Poi tutte queste parole, dice, le parole dei falsi profeti sono del miele nella bocca di loro, amen. Quindi, con umiltà, ricerca interiore e la contemplazione orante, abbiamo acquisito una nuova comprensione di certi dogmi. La Chiesa non crede più in un inferno letterale dove la gente soffre. Certo, e chi ci scopo tutte soldi? C'è bisogno mai di parlare di purgatorio? Ormai le casse del Vaticano sono piene, quindi... Questa dottrina è incompatibile con l'amore infinito di Dio. Dio non è un giudice, ma un amico e un amante dell'umanità. Dio cerca di non condannare, ma solo di abbracciare, come la favola di Adamo ed Eva. Come la favola di Adamo ed Eva. Vediamo l'inferno come come la favola di Adamo ed Eva, dice. Vediamo l'inferno come un espediente letterario. Capite? Già lui che... Allora, qual è il libro che vuole il diavolo? Genesi e Apocalisse. Lui parte dalla Genesi come la favola di Adamo ed Eva, e questo abbracci battista, abbracci tutti i millenaristi, abbracci quelli che credono che già siamo nel regno del millennio, capite? Già lui ha abbracciato tutto con questo. Dice come ha abbracciato anche quelli che credono che alla fine tutti saremo salvati, nessuno sarà lasciato indietro, quello di Dio. Quindi Dio cerca di non condannare ma solo di abbracciare, come la favola di Adamo ed Eva. Vediamo l'inferno come un espediente letterario. L'inferno è solo una metafora per l'anima isolata, dice, che come tutte le anime in ultima analisi saranno unite nell'amore di Dio. In un discorso scioccante che si riserva in tutto il mondo, Papa Francesco ha dichiarato che, ora guardate, tutte le religioni sono vere. Quando Cristo disse io sono la via, la verità e la vita, lui dice tutte le religioni sono vere. Vero è che sono vere, perché nel giorno 25 di dicembre, mentre noi qui adoriamo la nascita di Cristo, in Babilonia si festeggiava la nascita del dio Tammuz, che sarebbe Nimrod. Tammuz vuol dire la progenie della donna promessa, perché già loro sapevano che il Cristo doveva nascere sulla terra, loro sapevano della rivelazione che ci fu in Genesi. Amen. E quindi già il diavolo si promurò a fare nascere il mito. Il mito nasce dalla realtà. Amen. Cos'è il mito? Quando noi parliamo di colui, quando noi parliamo di colui, Achille, dove era Achille invulnerabile? Dove era invulnerabile il Cristo secondo Genesi? Dov'è che il serpente l'avrebbe colpito? Nel tallone. Perché il mito è una realtà, è un qualcosa che è reale a quello che deve succedere. Amen. Loro sapevano. Allora, il Tammuz è nato il 25, in Egitto è nato il 25 il dio Oro, il dio mito è nato come appellativo nell'antica Persia di Salvatore, è nato pure il 25. Amen. Ecco, ha ragione quando dice che tutte le religioni non sono vere, ma che tutte le religioni portano a Roma, questo è vero. Amen. E che la testa era Babilonia, questo è vero. Amen, come dice il profeta. Babilonia fu la testa d'oro da dove partirono tutto il misticismo, tutta la religiosità, tutto il sistema papale. Amen. E così via. Quindi, poi che abbiamo? Il Dio del Messico. Come mai in Messico adoravano lo stesso Dio che adoravano i babilonesi? Come mai Colombo, quando arrivò là, vide che loro avevano una vergine come Maria? Come mai? Perché era il mito dell'antica Babilonia. Loro scacciavano delle focacce e per loro era il loro Dio riprodotto in carne umana, che cos'è l'oste dei cattolici. Loro rimasero esterefatti in questo.
E lo dice lì, alla conquista del Messico. C'è un libro di Prescott che alla conquista del Messico, dove spiega quello che avvenne quando sbarcarono in Messico. Trovarono la stessa tradizione cattolica che viveva in quegli uomini, che loro pensavano che erano dei primitivi, dei selvaggi. Ma cosa avvenne? Tutto riparte a Babilonia, quando ci fu che cosa? La confusione delle lingue e il popolo si distribuì su tutta la terra. Amen. Ecco perché quando loro sbarcarono la trovarono gente. Perché dice che in quel tempo le terre erano unite. Ci fu un punto in cui si parla nella Bibbia che nacquero i figli, no? Dopo il diluvio, ci fu un bambino che si chiamò Peleg. E dice così, perché si chiamò Peleg e là che non è? Perché in quel tempo le terre furono divise. Ora, perché questo nome? Oggi che nomi si usano? Noi abbiamo avuto per esempio Michael Jackson, che è stato un nome importante, e allora i bambini, Michael, è nato, che ne so, o Kevin, forse quello di Sentiero, non lo so dove l'hanno preso, e tutti i bambini, Kevin, chiamiamolo Salvatore, per esempio, no? Che cos'è? In base a quando c'è qualcosa di importante, noi associamo un nome. Perché Peleg? Che cosa ci hanno insegnato a scuola? Non ci hanno insegnato che una volta la terra era tutta unita, come dice Genesi 1, che Dio radunò in un luogo tutte le terre e che i mari furono radunate a parte? E poi cosa ci hanno insegnato? La deriva dei continenti, perché le terre furono separate. Amen. Capite? E quest'uomo venne chiamato Peleg perché in quel tempo avvenne qualcosa di soprannaturale, avvenne un avvenimento al punto che qualcuno venne chiamato appunto Peleg, che vuol dire le terre divise. Amen. Quindi vedete, ora bene, ha ragione, tutti questi dei, come era lì in Messico, anche nello Yucatan, addirittura noi poi conosciamo il dio Baco, no? Baco era un dio che era Jupiter, bambino nella mano della dea Fortuna. Oggi abbiamo Gesù e Maria, no? Gesù bambino e la Madonna, sono sempre prese dai miti di Babilonia e così via. Quindi, lui dice giustamente questo ed è vero, quindi tutte le religioni sono fasulle, noi ci mettiamo, perché sono vere nei cuori di tutti coloro che credono in loro. Sono vere nel cuore di tutti coloro che credono in loro, dice. Quale altro tipo di verità c'è? In passato la Chiesa è stata dura su quelle ritenute moralmente sbagliate e peccaminose. Oggi noi non siamo più giudice. Vedete, prima Satana attraverso il martirio cercò di conquistarlo, oggi le conquista attraverso l'amore. Amen. Quindi, oggi noi non condanniamo più nessuno, la Chiesa è abbastanza grande per gli eterosessuali, per gli omosessuali, dice, per i liberali, per i conservatori, per i comunisti, anche loro sono benvenuti. Che dice la scrittura, alla fine tutte le zizzanie verranno raccolte, vedete, tutte, amen, verranno raccolte. Noi tutti amiamo e adoriamo lo stesso Dio. Negli ultimi 6 mesi i cardinali cattolici e vescovi e teologi sono stati deliberanti nella città del Vaticano nel discutere sul futuro della Chiesa e riferendo alle dottrine cattoliche di lunga data e dogmi. Il Concilio Terzo del Vaticano è il più grande e più importante dopo quello del Concilio Vaticano II. Quando nel Concilio Vaticano II nel 62 venne approvato che la Vergine Maria salì in cielo viva, no? Cristo appariva nel cielo. Oggi che stiamo vivendo alla veglia del terzo concilio ecumenico mondiale, amen, Cristo sta per tornare, fratelli, amen, è una realtà, amen, è una realtà. Tutto ciò che si muove cammina parallelo, solo i figli di Dio lo vedranno. Oggi le chiese saranno là ancora a cantare gli inni, i cantici, ancora a cantare il gospel, ancora a ballare nello spirito, a danzare, pensando di essere nel giusto. Si troveranno un giorno che tenebre scenderanno sulla terra. Amen. Perché? Perché senza profeta non c'è aurora, fratelli. Non c'è aurora. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Amen. E cadono in questi inganni. Papa Francesco ha convocato un nuovo consiglio per finire questi lavori, eccetera, eccetera. Comunque, ora il cattolicesimo ormai è una religione moderna e ragionevole. Dice che ha subito cambiamenti evolutivi, è giunto il momento di abbandonare ogni tolleranza. Dice: dobbiamo riconoscere che la verità religiosa si evolve e cambia. La verità non è assoluta o scolpita nella pietra. Anche gli atei riconoscono il divino attraverso gli atti dell'amore e della carità che loro fanno. Vedete,
Ormai tu sei un Dio, lui dice tu sei Dio, quando tu fai del bene, tu sei Dio, questa è la New Age. Afferriamo anche loro, amen. Afferriamo anche loro nel mezzo. Questo stanno facendo. Quindi, allora, l'ateo riconosce Dio come bene e redime la sua anima diventando un partecipe attivo nella redenzione umana. Quindi dice attraverso di nuovo le opere, tu fai bene e redime la tua anima. Ma non è così, non è così. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna. Abbia vita eterna. E dice, se tu non accetti questo, l'ira di Dio riposa sopra di voi. Amen. Quindi, una dichiarazione del discorso del Papa ha inviato tradizionalisti in un attacco di confusione e isteria, dice. Dio sta cambiando ed evolvendo come siamo, perché Dio vive in noi e nel nostro cuore. Quando diffondiamo amore e gentilezza nel mondo, tocchiamo la nostra divinità e lo riconosciamo. La Bibbia è un bellissimo libro, sacro, ma come tutti i grandi e le antiche opere, alcuni passaggi sono obsolete. Sono obsolete, dice. Vedete? Quindi, dice, è giunto il momento di vedere questi versi come interpolazioni successive in contrasto con il messaggio dell'amore di verità che irradia tremendo attraverso le scritture, dice, in conformità con la nostra nuova comprensione. Inizieremo a ordinare donne cardinali e spero di vedere un giorno un papa donna. Cioè, come dice la scrittura, l'empio verrà, Daniele, oggi si sta realizzando ancora questa scrittura. Daniele dice che quando vide quell'uomo che era in mezzo a quei 10 re, vide uno sorgere che era diverso da tutti. Chi è che veste diverso da tutti? Papa, un piccolo corno che sorse, che era diverso da tutti, che distrusse 3 re davanti a lui. Fascismo, nazismo e comunismo, fratello. La Chiesa Cattolica ha vinto tutte e tre, amen. Gloria a Dio. Si è posto là in mezzo a questi re, a questa Europa, amen. Vuole cambiare leggi, come dice Daniele, vuole cambiare ogni cosa, amen. Oggi questa scrittura, ancora oggi, questa mattina, fratelli, ancora il Signore ci sta parlando, amen. Ci sta parlando. William Blair dice, oggi viviamo nel tempo dell'occhio, nel tempo del far della sera, nel tempo che noi possiamo avere comprensione, amen. Non siamo al tempo dei piedi, non siamo al tempo della riforma. Queste cose non erano per loro, queste cose sono per la gente di questo tempo. Amen, gloria a Dio. Quindi, comunque, ci sarà un pochettino di imbarazzo in mezzo anche a quelle più radicali, però credo che queste cose, perché sappiamo, come dice l'ordinamento cattolico, che l'unico che può cambiare le regole è il Papa. Il giuramento gesuita dice questo, il Papa è al di sopra della scrittura, il Papa è al di sopra di tutto e può cambiare, può fare le cose come vuole. Amen. Ma noi sappiamo che al di sopra della parola, fratello, non c'è niente, c'è solo, amen, non esiste nulla al di sopra della parola, amen. Per essa sono morti i nostri fratelli, per essa hanno dato vita gli apostoli, i profeti, amen, di cui dice la scrittura il mondo non era degno, e lo possiamo dire ancora oggi, il mondo non era degno di loro, amen. Allora, amen. Quindi vi ho promesso pure che... ecco. Amen. Ora ascoltate, fratelli, cosa dice secondo Tessalonicesi 2? Paolo dice proprio questo, e lo stiamo vedendo in quello che abbiamo letto. Ora noi vi preghiamo, fratelli, riguardo all'avvenimento del Signore nostro Gesù Cristo, poi leggete a casa, secondo Tessalonicesi 2. Ed al nostro adunamento in Lui, che non siete tosti smossi, dice, dalla mente, né turbati per spirito, né per parola, né per epistola, come da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sovrasti vicino. Già al tempo di Paolo si predicava che la venuta era vicinissima. Dice, state attenti, nessuno vedrà, perché prima che deve avvenire questo, ci saranno dei segni tangenti, tangibili, che dicono che la venuta è vicino. Perché dice, niuno vi inganna per alcuna maniera, perciò che quel giorno non verrà che prima non sia venuta l'apostasia, che vuol dire il rigetto della parola. Questo è, amen. E non sia manifestato l'uomo del peccato, il figliolo della perdizione, amen. L'avversario che si innalza sopra chiunque è chiamato Dio o divinità, talché siede nel tempio di Dio, come Dio.
mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. Quale, che sono stati gli uomini che si sono presi questo appellativo nel mondo? I papi, Vicarius Filii Dei, vuol dire apposta di Dio. Noi abbiamo dichiarazioni di papi come Bonifacio, come altri papi, Nicola, che disse: io e Dio siamo la stessa cosa, quello che determino io è legge. Amen. E in nome di Dio hanno fatto milioni di morte. Non vi ricordate, allora, non vi ricordate voi che essendo ancora fra voi io vi dicevo queste cose? Ed ora voi lo sapete ciò che lo ritiene. Che cos'è che ritiene la manifestazione di quest'uomo? È lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo oggi, amen, sta tenendo questo spirito anticristo ancora ai ferri. Amen. Ma quando dice? A ciò che egli si è manifestato al suo tempo. Perciò che già fin da ora opera il mistero dell'iniquità. Qual è questo mistero dell'iniquità che il profeta ha spiegato? Il mistero dei Nicolaiti. Amen. Conquistare i laici. Là Paolo viveva in quel tempo e c'era questo problema. Questi Nicolaiti che sorsero cominciando a conquistare la gente laica. Amen. Non volevano più Dio in mezzo a loro. I miracoli, queste cose fanno paura a molti. Invece loro volevano un Dio più tranquillo, più sereno. Amen. Si legge una parola, un inno, gloria a Dio. Queste erano le Nicolaiti. Volevano conquistare la gente laica. Quindi, perciò che già fin da ora opera il mistero, da allora sarà manifestato quell'empio, il quale il Signore distruggerà. Ah no, scusate. Perciò che già fin da ora opera il mistero dell'iniquità. Soltanto colui che lo ritiene al presente deve essere tolto di mezzo. Amen. Quando lo Spirito Santo tirerà via la sua sposa, amen, allora quell'empio sarà manifestato. Amen. Ma noi attraverso questo già sappiamo che è tempo di poterci preparare. Amen. Quindi, ora dice: ed allora sarà manifestato quell'empio, il quale il Signore distruggerà per lo spirito della sua bocca e ridurrà a niente per l'apparizione del suo avvenimento. Amen. Di quell'empio l'avvenimento sarà secondo l'operazione di Satana, con ogni potenza, prodigi, miracoli di menzogna e con ogni inganno di iniquità per coloro che periscono. Amen. Ma per chi questo? Per coloro che periscono, i quali, dice, perciò che non hanno dato luogo all'amore della verità per essere salvati. Qual è questo amore della verità? L'amore per la parola. Amen. Hanno preferito rimanere in quello perché gli fa comodo e hanno rigettato la parola. Amen. Ma oggi c'è un'altra, ancora una parola ancora più potente, perché abbiamo la parola profetica, come disse Pietro, su cui ancora stare ancora più fermi. Amen. Gloria a Dio. Quindi, perciò dice fratelli, quindi, e per loro Dio manderà, dice, uno spirito d'errore affinché credano alla menzogna. Ecco, siamo tutti uno. E sono entrate le ali, sono entrati tutti i movimenti evangelici che si sono andati a precipitarsi in questo. Ma un profeta è venuto e ha detto, secondo Apocalisse 18, uscite fuori, o popolo mio, da esso. Amen. Noi siamo quel popolo. Noi siamo stati tirati fuori, fratelli. Dio ci ha tirato fuori. Alleluia. Amen. E non è merito nostro. Non è merito nostro, fratelli. Amen. Perciò dice, ora, ma noi siamo obbligati a rendere del continuo grazie di voi a Dio, fratello amato del Signore, di ciò che Dio vi ha eletti nei principi a salute, a santificazione di spirito, a fede nella verità, e che egli vi ha chiamati per il nostro Evangelo. Pietro, Paolo rivendica che loro sono stati chiamati attraverso il suo Vangelo, non attraverso, come dice lui, che tutte le chiese hanno la verità. Gesù disse, io sono la via. Se tu trovi la via, trovi la verità. E se tu trovi la verità, trovi la vita. Amen. Gloria a Dio. Quindi, perciò, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che avete imparato per parola e per epistola nostra. Amen. Ora il Signore nostro Gesù Cristo stesso, il Dio e Padre nostro, il quale ci ha amati e ci ha dato eterna consolazione e buona speranza in grazia, consoli i cuori vostri e vi confermi in ogni buona opera che voi fate. Amen. Amen. Noi dobbiamo rendere grazie a Dio, fratello, se noi siamo riusciti oggi dove siamo è solo per un'immeritata grazia.
Amen, perché noi oggi potevamo essere in qualche chiesa oppure nel mondo disperso ed essere colpiti da quello che sta per succedere sulla terra. Amen. Ora voglio farvi ascoltare questo piccolo minuto di conversazione, così rimane registrato. L'avevo messo nel momento lo spinotto che si sente male, lo faccio sentire attraverso il microfono. Ora guardate cosa dichiara un intervistato a Porta. Lo metto qua vicino. E allora? Anche a te la domanda: dove ci porta questo Papa? All'inferno. Beh, è cominciata una rivoluzione, bisogna vedere dove ci porterà questa rivoluzione, perché certamente intanto ha tirato fuori la Chiesa da uno stato di crisi in cui era precipitata con gli ultimi anni del pontificato di Ratzinger. C'era una crisi di leadership, c'era una situazione di grave scontro all'interno del Vaticano, come dimostrato dai documenti VatiLeaks. E lì credo che forse dobbiamo ringraziare paradossalmente il cardinale Bergoglio, perché se Bergoglio non avesse cacciato Viganò mandandolo come ambasciatore a Washington, Viganò non avrebbe potuto informare così bene i cardinali americani. Dice il cardinale Bertone. Sì, il cardinale Bertone. Sì, il segretario di Stato. Il segretario di Stato che ha mandato via Viganò, che aveva protestato per la corruzione in Vaticano, e Viganò come nunzio negli Stati Uniti ha potuto informare bene, con grande pragmatismo anglosassone, i cardinali americani sulla situazione all'interno del Vaticano, e nell'ultimo conclave i cardinali americani hanno svolto un grande ruolo di facitori di re, perché hanno proprio spinto e lavorato dietro le quinte bene perché si avesse un papa non italiano, non di curia e del terzo mondo. Questo papa... Capite? Amen. Quindi loro stessi sanno che questo papa è stato messo lì grazie al lavoro fatto dalla Chiesa degli Stati Uniti d'America, confermando quello che il profeta ha detto. Dio ci ha dato un profeta, fratello, amen. Gloria al Signore, alleluia. Ok, amen. Andiamo oggi allora a questo. Cristo è rivelato nella sua parola. Amen. Guardate, allora. Andiamo a leggere i versi che prende il profeta per questo messaggio. Gloria a Dio. Quindi vogliamo leggere dall'Epistola degli Ebrei, dice il profeta, al capitolo 1, amen, 1-3, e poi Giovanni 1-1. Il Dio, dopo aver in molte volte e in molte maniere parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliolo, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale pure ha creato i mondi, il quale, essendo la splendore della sua gloria, e l'impronta della sua essenza, e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si possa sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Che lettura gloriosa, dice il fratello Branham. Ora, Giovanni 1:1, nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Rigettare questa parola e dire che è storica, tu stai facendo diventare Dio un Dio storico, ma la parola è attuale, fratelli. Amen. Guardate qua una cosa che noi abbiamo letto sempre e che nelle chiese hanno questo errore che non comprendono. Quando noi diciamo che Dio ha mandato un profeta, dice non c'è più bisogno di profeti, perché qua dice che Dio ha parlato molte volte a noi mediante i profeti, ma in questi ultimi giorni ha parlato attraverso Gesù Cristo. Allora dicono, vedete, non ce n'è più profeti. Prima parlava con i profeti, ora parla attraverso Gesù Cristo. Non hanno capito niente. Prima è Dio, quando parlò con Mosè, parlò nella forma di Dio. Disse, Mosè, chi è che devo dire che mi manda? Io sono, mi mando. Ma quando egli chiamò gli apostoli, quando egli chiamò Paolo sulla via di Damasco per dargli il ministero, quando egli disse, chi sei tu, Signore? Egli disse, io sono. Ecco cosa vuol dire, che prima nell'antichità lui parlava come Elohim, come Yahweh, si presentò come altre manifestazioni, ma nel Nuovo Testamento, quando egli chiamò a Paolo, disse, io sono Gesù. Ecco qual è il giusto contesto, la giusta parola da prendere. Amen. Anticamente lui parlò ai profeti, oggi lui sta parlando attraverso Gesù, ma chi? Ai profeti, affinché i profeti parlano alla sua chiesa. Gloria a Dio.
Questo è un concetto che il profeta ha sistemato. Neanche io l'ho letto tante volte, non riuscivo a comprendere. Quando abbiamo fatto gli studi su Ebrei, che ancora dobbiamo terminare su questo, William Branham, nel primo capitolo di Ebrei, spiega questo grande mistero. Egli è l'impronta di Dio. Cos'è un'impronta? Quando tu lasci un'impronta a terra, da quell'impronta si capisce di chi è. Cristo era l'impronta di Dio. Cristo non era separato da Dio, ma Cristo era Dio. Amen. È il Logos. Ora Dio è spirito, non lo possiamo vedere. Nessuno può vedere. Dio riempie ogni cosa, ma lui si crea un Logos, una figura. Egli apparì in un bruno ardente. Egli parlò attraverso, nella manifestazione di Melchisedec, parlò attraverso Elohim quando si sedette e mangiò con Abramo. Quelle sono manifestazioni di Dio, ma non è Dio, amen, perché Dio è spirito, Dio è qualcosa che noi non possiamo mai afferrare. Ma Dio prese una parte di sé, venne sulla terra e si manifestò in quel modo, amen, cosa che il diavolo non può fare, amen, capite? Alleluia. E così negli ultimi giorni egli ha parlato attraverso il suo figliolo Cristo Gesù. Chi passeggia in mezzo al candeliere? Non è Cristo Gesù, amen, che tiene sette messaggere. Egli, come disse Paolo, e Paolo e Giovanni erano in due punti diversi, fratello. Ora qua il profeta spiega delle belle cose. In due punti diversi, eppure tutte e due le scritture concordano. Perché Paolo disse, il Dio ha parlato attraverso Gesù Cristo, e Giovanni sull'isola di Patmo, isolato, dopo, da quello che era la visione di Paolo, vide Cristo passeggiare in mezzo alle epoche della Chiesa, confermando, perché la scrittura è perfetta, non ce n'è contraddizione, è l'uomo che cerca la contraddizione, è l'uomo che ti viene a dire oggi la Bibbia obsoleta. Questo è l'empio, chi torce la scrittura, dice la scrittura, l'empio che viene, amen, e torce la scrittura a propria perdizione, amen. Tutto coloro che non sono predestinati a vita eterna andranno in questo calderone che si sta preparando. Gesù disse, voi non vedete che c'è un inferno? Noi ce l'abbiamo sotto i piedi. Noi abbiamo un nucleo qua sotto la terra, un magma che raggiunge delle spaventose cifre a livello di gradi. E voi mi parlate che non c'è un inferno? La scrittura dice che Mosè, quando si separò da Israele corrotto, Dio aprì la terra e scesero vivi all'inferno. Quindi l'inferno sarà in qualche luogo qua, sulla terra, su questa terra. Cioè, capite? Amen, gloria a Dio. Oggi Dio è amore, è vero. Ma per chi crede in Lui? Amen. Dio ti accetta, Dio ti ama, tu hai accettato. Signore, io sono un peccatore, ma io mi affido a te, tu sei morto per me, io lo credo. E quello è l'amore. Amen. Ma fuori da questo sei sotto il giudizio. Amen. Alleluia. Gloria a te. Quale opere? Lui parla di opere. Tu dai Dio, tu fai il bene, Dio è in te. Non sono le opere. Quando anche io spendessi, dice, che disse Paolo? Quando anche io prendessi tutti i miei soldi li darei ai poveri, quando anche io farei questo, farei quello, mi castigherei, farei del tutto e di più. Ma se non ho l'amore di Dio in me, la carità, che è lo Spirito Santo, a nulla mi giova. Paolo, come anche William Branham, capì, dice, ma signore, ma sta gente ha lo spirito, ma non capisce nulla di Vangelo, ma qual è allora la vera evidenza dello Spirito Santo? E allora lì poi Dio rivelò. La vera evidenza è che l'eletto capisce che io ho mandato un profeta, capisce che la tua parola, nella tua bocca io ho messo le mie parole. Questa è l'unica evidenza. Altre evidenze non ce n'è. Amen. Quindi, ora dice, il mio tema stamattina è Cristo è rivelato nella sua propria parola. Amen. Ora io potrei capire un uomo che si allontana da Dio, William Branham, ma perché attaccare quest'uomo? Perché avete attaccato quest'uomo quando quest'uomo ci dice costantemente rimanete afferrata ad essa, rimanete ad ancorata alla parola? Amen. Per quale motivo? Perché è sempre così, fratello, è sempre così. Un vero profeta sarà sempre rigettato. Un profeta amato c'è qualcosa che non va, ma un profeta quando è rigettato, allora tu sai che ha la verità. Amen. Quindi, il tema di stamattina è Cristo è rivelato nella sua propria parola.
Oggi mi dice, mi sono sentito di parlare su questo, perché ci deve essere qualcosa che serva a fortificare le persone che dovranno attraversare delle acque pericolose e perfide. Amen. Abbiamo bisogno di qualcosa che ci possa sostenere in queste acque pericolose della vita. Perché tanta gente soffre si dispera, di depressione e di tutta questa cosa? Perché non ha un'ancora dove poter afferrare, anzi ha un'ancora, ma non sa dove andarla ad ancorare, non ha un porto. Cristo è il nostro porto, amen. Amen. Cristo manca la roccia dove andare a afferrare, dove andare a mettere, diciamo, la nostra corda lì e collegarla su quella roccia. Ecco perché la gente sta male. C'è gente che è alla ricerca di Dio, eppure andando alla ricerca di Dio non riesce a trovare la strada. Signore, permettimi di seguirti, gli disse una volta una persona. Dio gli disse di no. E allora anche qua capisci che privilegio noi abbiamo avuto. Che privilegio, fratelli. Che privilegio. Guardate, fratelli, volevo leggere una cosa in principio. In principio, prima dice questo. Ora dice, innanzitutto io desidero dirvi questo, dice fratelli. Io non avevo pensato oggi di venire qua domenica a predicare, no? Il fratello Neville mi ha chiesto di parlare. Guardate, c'è a quel tempo cosa avveniva quando sapevano che William Branham predicava. Dice, abbiamo reso nota che sarei stato qui, ma non abbiamo potuto parlare alle persone che abitano nella regione. Le persone possono rimanere... Allora, ora questo si... Ora, dice, alle persone che erano nella regione. Quindi molti non sono potuti venire, ma quando sapevano che William Branham era a Tabernacolo, la gente partiva da dovunque per andarla ad ascoltare. Amen. Dice, ora questo sistema però di trasmissione via telefono ci permettono, che abbiamo qui, è molto utile, perché le persone possono rimanere a casa o radunarsi nel proprio luogo di culto e nella loro chiesa ad ascoltare il servizio. Quindi guardate già che sistema esisteva in America. Che tu, oggi noi cosa abbiamo? Come funziona internet? Sempre via telefono. In quel tempo pure avevano un sistema via telefono, non avevano una telecamera, ma è lo stesso sistema. E allora il profeta dice, allora voi che siete a casa, ascoltate il culto da casa. Alcuni invece dicono, ah no, sai, internet, se poi la gente non viene in chiesa. No, il profeta dice, voi che state a casa, ascoltate il culto da casa. Noi qua... ci piace stare insieme, amen, perché lo stare insieme produce lo spirito, amen, amen, produce quel fuoco, alleluia, siamo insieme, Dio agisce, opera, ma anche a casa si ha lo stesso effetto, se tu entri nella giusta sintonia, amen. Quindi le persone possono rimanere a casa o radunarsi nel luogo di culto, noi abbiamo Bolgetti, i fratelli ci stanno ascoltando dal luogo di culto, gloria a Dio, Signore benedica, fratelli, ancora oggi, nella loro chiesa, ed ascoltare il servizio, io questo lo apprezzo, dice, molto. Amen. Ora andiamo alla predicazione. Quindi, allora, perché dici io ho voluto parlare su questo? Perché ci deve essere qualcosa che serve a fortificare le persone che dovranno attraversare delle acque pericolose e perfide. Veleggiamo già in esse. Il profeta dice, noi veleggiamo e siamo cristiani. Veleggiamo già in esse e talvolta ne riceviamo così tante cose che siamo provati. E ci spaventiamo, anche il profeta, ma voi pensate, il profeta era un uomo, fratello. Il profeta era un uomo, anche lui ha passato momenti difficili nella sua vita. Alcuni minuti fa ho parlato nella mia stanza con un giovane predicatore e sua moglie. Entrambi sono molto nervosi, come il resto del mondo. Allora dissi, pensateci, Satana vi colpirà. Non importa chi siete, egli ha il diritto di colpirci, fratelli. Come preferite? Che vi colpisce facendovi diventare ciechi? Facendovi venire l'artrite, facendovi sedere su una sedia a rotelle o facendovi essere nervosi, può colpirvi in qualunque posto. Lui ha il diritto sull'unico posto che è rimasto. Qual è l'unico posto che è rimasto dove Satana può colpirci? Che cosa è stata maledetta? Non fu maledetta la terra? E il nostro corpo di cosa è fatto? È là. Allora dice il profeta, l'unico modo è il nostro corpo, invecchiamo, ci vengono le malattie, è lì che il diavolo ci colpisce. Ma noi dice, allora è quel posto che noi dobbiamo tenere protetto in ogni momento. Amen. E attraverso che cosa? Attraverso il cercare il Signore, attraverso che Dio ci possa guarire da ogni infermità. Amen. Alleluia. La nostra anima, fratelli, è redente. L'unica cosa che Satana non può toccare è l'anima. Vi ricordate a Giobbe? Vai, tocca la sua carne,
ma non toccare la sua anima, fratelli, quella appartiene a lui, amen. Ciò che è da Dio ritornerà a Dio. Alleluia, gloria a Dio, amen. Quindi, le persone, l'umanità odierna di tutto il mondo si trova in una condizione nevrotica. William Branham disse che la malattia che ci sarebbe stata alla fine sarebbe stata proprio quella di cuore, perché la scrittura dice che alla fine, dice, tra lo spavento del mare e questi ci saranno, il cuore verrà meno. E dice William Branham, in questo tempo, guardate, la gente oggi, la più grande malattia che c'è sono proprio le malattie cardiovascolari. Amen. Vedete, come dice la scrittura, il cuore degli uomini verrà meno dalla paura. Le ansie, i problemi, tutte queste cose creano disfunzione. Amen. L'intera razza umana è corrotta. Capite? Dio fa vedere il suo profeta, fratello, noi siamo corrotti. Noi siamo perduti. Noi non abbiamo nessuna speranza. Nessuno può andare davanti a Dio e dire, Signore, grazie, Signore, io sono riuscito nell'intento di salvarmi. Nessuno potrà un giorno dire questo. Un predicatore che fu portato là, convinto che poteva fare questo, quando gli disse, hai detto mai qualche bugia? Dice, là cominciavano i ricordi a venire e a capire che lui era perduto. Ma una voce, dice, ci fu che disse, Signore, e disse, Padre, dice, quest'uomo sulla terra ha testimoniato di me, ha preso le mie difese. Dice, io qua oggi prendo le sue difese. Questo gli permise di entrare. Se noi oggi abbiamo preso ancora le difese per Cristo, per questa parola, un giorno in cielo qualcuno prenderà le difese per noi. Amen. Alleluia. Questa è la nostra consolazione. Nessun'altra cosa ci potrà salvare. Amen. Gloria a Dio. Quindi, si è arrivato al punto che nella nostra nazione, che nel mondo intero, la gente ha perso la ragione. Oggi basta accendere la televisione, fratelli, i padri si stanno ammazzando tutti, famiglie intere si stanno estinguendo, non si sta capendo, c'è il caos. Perché il profeta qua sta dicendo, si arriverà al punto che nel mondo intero la gente perderà la ragione. Amen. Le persone dopo un tempo saranno così pazze che nella loro immaginazione vedranno formiche della grandezza di una montagna, locuste con capelli lunghe verranno sulla terra per tormentare le donne che si tagliano i loro capelli, dice. I loro denti saranno come quelli di un leone, le loro cose avranno dei pungiglioni come lo scorpione per tormentare le persone sulla terra. Dove le vediamo queste scene noi? Nei film. Oggi riproducono nei film queste cose. Isaia dice, tutto ciò che voi avete premeditato, in quel giorno questo vi accadrà. Volete Armageddon, la meteorite che vi casca nella testa? Quella vi arriva. Volete dinosauri? Quello vi accadrà. Volete Jurassic Park? Quello vi accadrà. Nella grande tribolazione accadrà di tutto, fratello. La gente, nella loro immaginazione, vedrà queste cose. Amen. Quindi, ma quel tempo ci sarà troppo tardi per fare qualcosa. Mettete le cose in ordine oggi. Amen. Come possiamo essere noi oggi in ordine? Andando ai piedi di Dio, chiedendo scusa, chiedendo perdono per qualsiasi male fatto, mettendoci sotto le sue ali protettive, come quando Mosè disse, Signore, fai che io ti possa vedere. Cristo cosa gli disse a Dio? Nasconditi dietro alla roccia. Non gli disse, aspetta ora io passo. Nasconditi dietro alla roccia. Se tu vuoi vedere Dio, ti devi nascondere dietro la roccia che è Cristo. La unica cosa che noi possiamo fare questa mattina è, Signore, nasconderci dietro la roccia. Come dice la scrittura, voi siete stati nascosti in Cristo Gesù. Amen. Amen. Gloria a te. Quindi, ora dice, l'ultima domenica che ci siamo occupati dei cerchi. William Branham fece tre cerchi. Il primo è il cerchio della sfera carnale, dove ci sono i cinque sensi. Tatto, udito e così via, no? Gusto, olfatto, che servono per muoverci in questa dimensione. Poi c'è la sfera dello spirito, dove c'è l'immaginazione, i sentimenti, tutto questo. Quello è dove i due spiriti vanno a lavorare. Poi c'è invece il terzo cerchio, che è l'anima. Quella è dove tu sei redento, dove c'è il germe della vita, dove Dio ha predestinato che tu oggi puoi vedere queste cose. Al di fuori di questo, fratelli, ne possiamo sforzare quanto volemo, ma se tu non sei stato chiamato, ti puoi sforzare quando vuoi, ma se non sei stato chiamato, là rimarrai. Amen. Quindi, allora,
Oggi regna una grande confusione sulle evidenze dello Spirito Santo, dice. Satana può imitare ogni specie di dono che Dio ha dato, ma non può portare la parola. Non può portare la parola. Non ti può dire che oggi Malachia 4 si è manifestato. Non ti può dire che oggi viviamo su dove? Sulla luce del fatto della sera. Perché la scrittura dice che in lui non c'è verità. Tutto ciò che Dio fa, lui lo deve falsificare. Amen. Lo deve contraddire. Capite? Questo fa Satana. Da ciò tu puoi capire, come dice il profeta, c'è una sola cosa che lui non può fare, portare la parola. In questo ha fallito nel giardino dell'Edere. Possono essere unti dallo Spirito, possono predicare il Vangelo e tuttavia essere dal diavolo. Si tratta dell'intimo. Gesù disse: tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno a me, nessuno si perderà. Amen. Gloria a Dio. Nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attiri prima. Alleluia. Che cos'è che ci accumula? Fratelli, che cos'è che veramente ci accumula tutti insieme, oltre questo messaggio? Non c'è il desiderio di tornare a casa. Questo ci accumula. Tu parli alla gente, ma io ancora vorrei vedere i figli sposati, ancora speriamo che... Come speriamo che tarda? C'è qualcosa che non va. Perché Dio disse: tutto ciò che è uscito da là tornerà là. Gesù disse: io non sono di questo mondo. I figlioli di Dio non sono di questo mondo. Il mio mondo è un altro. Il nostro mondo è un altro, fratelli. Amen. Alleluia. Quindi, abbiamo trattato la lezione nella quale abbiamo mostrato che per quanto concerne le cose naturali, eravate dal principio nel vostro crisaulo. Talvolta in una famiglia nasce un fanciullo con i capelli rossi. E il padre ne è meravigliato, cioè, perché non conosce nessuno tra i suoi e neanche dalla parte della moglie che sono vivi, che ha i capelli rossi. Allora dice: ma come mai? Poi qualcuno dice: ma sai, io mi ricordo che mia nonna aveva i capelli rossi. Allora già tu comprendi che già 3-4 generazioni prima qualcuno aveva questi capelli rossi, dopo 3 generazioni è riapparso. E William Rand dice, usa questa similitudine per farci comprendere la predestinazione di Dio. Amen. Come quando Abramo pagò la decima, dice, la pagò anche Levi, che era il suo tertogenico, figlio di Giacobbe, ma non la pagò, ma era nei suoi lombi. Quando Cristo pagò alla croce, William Rand dice, noi eravamo con lui su quella croce. Capite? Noi eravamo in Cristo Gesù, nei suoi lombi. Amen. Quindi il giudizio già l'abbiamo passato, gloria a Dio. Amen. Capite? Già l'abbiamo passato. Amen. Gloria a Dio. Quindi dice così. Allora, noi eravamo già in Dio nel principio, noi siamo un pensiero espresso di Dio, amen. Se quel nome è scritto nel libro della vita, nessuno lo può rimuovere. Gloria a Dio, amen. Allora eravamo già in Dio nel principio, quando Gesù divenne la pienezza della parola, eravamo già in Lui quale germe. Quando Egli fu crocifisso, siamo stati crocifissi con Lui nel suo corpo. Quando Egli risorse dai morti, siamo risuscitati con Lui. Da quando abbiamo riconosciuto questo, siamo seduti con Lui nei luoghi celesti. Oggi la nostra riunione è nei luoghi celesti. Gloria a Dio. Il corpo è qua, ma il nostro spirito è unito a Lui. Amen. Gloria a Dio. Quindi, allora, siamo seduti con Lui nei luoghi celesti, in Cristo Gesù, siamo Suoi figlioli. Allora, siamo attributi di Dio, e se Dio è eterno, il suo attributo com'è? Eterno. Noi siamo eterni. Amen. Eravamo dunque figli fin dal principio. Gloria a Dio. Amen. Alleluia. Ci siete, dice il profeta. Se questo è in voi, non c'è nessun diavolo, nessuna potenza, nulla che ve ne possa distogliere. Amen. È l'ancora dell'anima. Amen. La predestinazione è l'ancora dell'anima. Amen. Potete essere unti qui, nello spirito, nella seconda cosa, no? Avere dei desideri e fare tutte le altre cose, ma si tratta di quest'ancora della parola. Non potete mai allontanarvi. Possiamo sbagliare, errare, possiamo... Ma guai chi ci dice, fratelli, che William Branham non è il vero servitore di Dio. Sì, nella carne erriamo, sbagliamo. Ma non diremo mai, non bestemmeremo mai contro lo Spirito Santo a dire: Signore, questo profeta è falso. Noi stiamo lottando una vita per portare avanti questo messaggio, amen. Non la nostra idea,
Non dire, ah sai, si può anche predicare il messaggio senza predicare il messaggero. Non può. La gente allora vedrà in te e dice, ma che stai per... Non è così. Saremo tutti fuori. Ma noi dobbiamo dire, c'è una verità. Malachia 4, oggi è la tua verità. Amen. La manifestazione del figliolo dell'uomo è questo. Manifestare Dio venuto nella carne di un profeta. Amen. Gloria a Dio. Amen. Questo è manifestare il figliolo dell'uomo di Apocalisse, di Luca 17:30. Noi questo stiamo facendo. Questa venuta improvvisa, segreta, che è più segreta del rapimento, fratello. Amen. È più segreta del rapimento, gloria a Dio. Perché oggi tutti aspettano il rapimento. Ma la venuta di questo profeta è così segreta che solo la sposa eletta lo vede. Gloria, io sono felice di questo. A me vengono anche queste cose mentre le dico, proprio dall'anima. È Dio che ci sta dicendo questo, fratelli. Anch'io mi rallegro, amen. Quindi, oh. Ora dice, l'epoca delle chiese te lo dice, è nuda, cieca, miserabile, e non sa. Hanno un'unzione, sono unti del vero spirito. Lo Spirito Santo può scendere sullo spirito di un uomo, ma il suo germe proprio nella sua anima. Questo germe è la parola. Amen. Non importa quanto predicate, quanto bene fate o quanto amore avete. Questo è uno degli accessi dello spirito. Non potete amare col vostro corpo, dovete amare col vostro spirito. È uno degli accessi. Potete dunque amare, persino amare Dio, ed ugualmente non essere giusti, perché la scrittura dice, io castigo coloro che io amo. Tu puoi amare Dio, amen. Ma sei sicuro che Dio ti ama? Perché qui dice, io riprendo e castigo coloro che io amo. La scrittura dice che egli fu fedele fino alla morte perché egli amava il suo gregge. Cristo morì per l'amore che lui aveva verso il suo gregge. Amen. Alleluia. Io sono sicuro che Dio ci ama. Amen. Perché, come dice la scrittura, Dio non butta perle ai porci. Amen. Ma Dio butta perle, amen, di saggezza per la sua sposa. Amen. Gloria a te. Dice, state attenti, ora parleremo sul tema tratto dalla Bibbia. Cristo è rivelato nella sua parola. Una cara persona mi ha regalato un quadro, e questo era il Cristo di Hoffman, racchiuso intorno, c'erano scritte le sue beatitudini, no? Dice il profeta, dice, Cristo nel sermone sul monte. Ora parlerò infatti su queste, e io vedevo, dice, questo quadro come se Cristo era in mezzo a queste beatitudini. Ed è su questo che dice il profeta, io sono arrivato a questo soggetto che vi voglio parlare questa mattina. Allora uno si chiede, com'è sorta la Bibbia? Dice, la Bibbia com'è sorta? Non molto tempo fa viaggiavo con un uomo e questo mi disse, pensa un po', noi su questa terra, ecco perché vi dico ora, quando Dio sceglie una predicazione, la sceglie a tempo giusto. Io la guardavo tante volte questa, però non mi sperava nulla, la mettevo da parte. Ieri appena ho mosso due, ho visto questo titolo, Signore, questo è quello che tu vuoi dire. Amen. E infatti, guarda qua. Pensa un po'. Noi su questa terra, 400 messaggi, eh? Abbiamo tradotto 400 messaggi in italiano. Possiamo soltanto dire che tramite una qualche favola giudaica che è nella Bibbia siamo state salvate. Cosa abbiamo letto nel principio? La favola di Adamo ed Eva. Qui un uomo dice la stessa cosa al profeta. Io credo che Dio oggi ci vuole parlare, fratello. Amen. Alleluia. Amen. Quindi, che attraverso una favola giudaica che è nella Bibbia noi siamo salvati. Replicai, non so, Signore, come mai dici questo. Noi lo sappiamo oggi. Amen. Perché l'ha detto. Per testimoniare, alleluia. Per testimoniare le parole che oggi sono uscite dalla bocca dell'Empio. Amen. Dice, io non credo che sia una favola giudaica. E gli disse, dunque, tu preghi. Ma a chi preghi? Lui gli disse. Lui, ho pregato per questo e per quello e non ho ricevuto nulla. E William Lane dice, perché tu preghi nel modo sbagliato. Noi non dovremmo mai pregare perché Dio cambia la mente, perché Dio cambia le cose.
dice, ma affinché egli cambia le nostre anime. La nostra preghiera deve essere: Signore, cambi, ma affinché io mi possa allineare con la tua parola. Non che noi vogliamo, Signore, fammi chiedo, e vai qua, vai là. Effettivamente a volte anche il fratello Brano lo disse. Ma lui dice, la giusta attitudine, Signore, cambiami, affinché io possa essere allineata alla tua parola. Quando tu fai questo, lui farà il resto. Amen. E ti darà quello che tu hai chiesto. Alleluia. Quindi, non lasciamo, dice, finché il mio pensiero concordi con il tuo. In esso hai detto che ogni cosa coopera per il bene di coloro che ti amano. E io ti amo, Signore. Tu coopera per il mio bene. Quindi, quando ci accade un problema, dobbiamo dire questo: Signore, ogni cosa coopera per il bene, perché l'uomo può imparare solo da una cosa, dai nostri errori. Dio ci fa errare affinché noi dai nostri errori possiamo comprendere qual è la giusta strada. Amen. Quindi tutto ciò che ci accade nella vita, ragazzi, è per il nostro bene, che sia di sbagliato o che sia di giusto. Amen. Quindi, ora dice, dobbiamo avere qualche cosa ora alla quale attenerci, che deve essere la nostra ancora. In altre parole, il definitivo. Ce l'abbiamo un definitivo? Eh? Certo che ce l'abbiamo un definitivo. Guardate, ognuno deve avere qualcosa di definitivo in assoluto. Come? L'abito di una partita. L'abito, se c'è un gol, o l'ha fatto o non l'ha fatto, se lui ha visto che era il gol, quello è il definitivo, dice il profeta. Tu ti puoi parlare quando vuoi, lui ha fischiato. Amen. Quello è il tuo definitivo. Un semaforo, se è verde puoi passare, quello è definitivo. Se è rosso ti devi fermare. Ma ho fretta, ti devi fermare. Amen. Quindi questo è il nostro definitivo. Se qualcuno dicesse ad un altro, ho sentito che si deve essere battezzati, e l'altro non l'avesse mai saputo e appartiene forse ad una chiesa che non battezza ma che ha specie, allora dice lui, vada al suo sacerdote e gli dice, cosa dice la nostra chiesa in merito a battezzarsi per immersione? Dice no, che noi ci dobbiamo immergere. Allora dice, vabbè, io mi attengo a questo. Per quell'uomo la sua chiesa è l'assoluto. Ma se un altro dice, sai, si deve essere battezzato, dice, sì, anche noi lo facciamo, ma nel nome di Gesù Cristo. E quell'uomo va dal suo pastore e gli dice, quell'uomo ha detto che dobbiamo essere battezzati, dice il profeta, anche noi lo facciamo. Ma lui mi ha detto nel nome di Gesù Cristo, cosa dice la nostra chiesa? No, nel Padre, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E lui si attiene a questo, a quello che dice la chiesa, allora per quell'uomo quello è il suo definitivo. Ma per un figliolo di Dio il definitivo è la parola di Dio. Amen. Non quello che dice la chiesa, ma quello che dice la parola di Dio. Amen. La Bibbia non è un libro di sistema. Io questo opuscolo lo sto sentendo come un attacco. Amen. Questi vengono a dire che la Bibbia è un libro storico come tanti altri si sono. La Bibbia è un insegnamento. In tutto ciò che c'è un insegnamento per tutti noi. Amen. Gloria a Dio. La Bibbia non è un libro di sistemi, non è esclusivamente un libro di storia. Cosa ha detto? Prima disse che era una favola. Ora parliamo di libro di storia. Amen. Non è un libro di teologia, ma è la rivelazione di Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Sta scritto in Apocalisse 1:1-3. La rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli ha dato per mostrare ai suoi servitori le cose che devono avvenire in breve. Ed egli le ha fatte conoscere mandandole per mezzo del suo angelo al suo servitore Giovanni, il quale ha attestato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo. Tutto ciò che egli ha veduto, beato chi legge e beati coloro che ascoltano. Beati, Gesù disse, beati i poveri, perché di loro sarà il regno di Dio. E qua sta dicendo, beati chi sta ascoltando. Amen. E custodiscono le parole di questa profezia. Amen. Alleluia. E servono le cose che sono scritte in essa, perché il tempo è vicino. Gloria a Dio. E già sono passati 2000 anni. Amen. Dunque la Bibbia è la completa rivelazione di Cristo Gesù. È stata scritta dai profeti. È stata, amen. E poi ho letto quello che dice. Allora. Amen. Gesù era in tutti i profeti, dice. Era in Malachia,
Eri in Elia, eri in Isaia, tutto ciò che si erano, erano in lui. Amen. Tutto ciò che siete voi oggi, ancora, tutto ciò che sono io e siete voi, siamo in lui. Amen. Siamo noi testimoni della sua parola. Alleluia. Per questo motivo la Bibbia non è un libro di sistemi, non è un libro di storia né di teologia. Essa è la rivelazione di Gesù Cristo, Dio stesso che si rivela venendo egli dalla parola in un corpo di carne. Amen. Perché come abbiamo detto nel principio era la parola era presso Dio e la parola era Dio e la parola si fece carne e dimorò in mezzo a noi. Togli la parola, togli Dio, togli Gesù Cristo. Amen. Capite? Alleluia. Tutte le parole delle quali gli disse, essi testimoniano di me. Amen. Dio l'ha avvolta nella carne. Tutta questa parola, Dio l'ha avvolta nella carne, ne ha fatto un figliolo. Amen. Per questo motivo è stato chiamato figliolo. Oh, dice, è così semplice, dice. Se soltanto lasciate che Dio metta questo nella vostra mente, Dio si rivelò in un corpo di carne. Tutto l'Antico Testamento ci parlò della prima venuta di Cristo. Amen. Ci rivelò in tutti i dettagli dove egli sarebbe venuto, come Dio si sarebbe fatto uomo. Questo ci rivela la parola. Amen. Oh, dice, è così semplice. Dio si rivelò in un corpo di carne. E quel che Dio, e quel che dice Giovanni 1,14. E la parola è stata fatta carne ed ha abitato un tempo fra noi. Gloria a Dio. Amen. Lasciate che vi dica qualcosa, dice il profeta. Vogliamo occuparci per alcuni minuti della storia della Bibbia e vedere com'è nata. È stata redatta da 40 scrittori diversi. 40 scrittori diversi. Durante un arco di tempo di 1600 anni ed hanno predetti diversi periodi, i più importanti avvenimenti che sarebbero accaduti nella storia del mondo. E vi dico che è stata scritta in tre continenti. Quando scrisse Mosè, scrisse in Africa. Quando scrisse Paolo, scrisse in Europa. Quando scrissero gli Apostoli, scrissero in Asia. Tre continenti. 40 uomini diversi e un arco di 1600 anni. Ora ascoltate perché il profeta dice questo. Pensateci, la Bibbia è stata scritta durante un arco di 1600 anni. Da Mosè fino alla morte di Giovanni sull'isola di Patmo, trascorsero 1600 anni. Vi hanno scritto 40 scrittori diversi che non si conoscevano, che non si conoscevano. In quel tempo non esisteva ancora la Bibbia come parola scritta. Fu Giovanni sull'isola di Patmo. Ecco perché poi alla fine venne suggellato dicendo guai chi aggiunge e guai chi toglie. Giovanni, nei suoi ultimi anni di vita, riprese tutte le lettere di Paolo, tutto quello che scrissero gli apostoli, e li racchiuse in questo libro che oggi noi abbiamo, il Nuovo Testamento, insieme al canone ebraico. Amen. Questo fece. Ecco perché disse, maledetto chi aggiunge, maledetto chi toglie da questo libro. Nessun libro può essere più aggiunto. Amen. E noi vediamo a Concilio di Trento, Giudith, tanti libri che aggiunto la Chiesa Cattolica, e poi con la venuta di Lutero, furono di nuovo tolte. Amen. Gloria a Dio. Quindi, allora, in quel tempo non esisteva ancora la Bibbia come parola scritta. Molti non avevano visto la parola che era stata scritta prima del loro tempo. Quando più tardi, dopo aver conosciuto che erano stati dei profeti, si misero insieme le profezie e tutti concordavano perfettamente. Quando si cominciò a capire che il messaggio di Geremia era giusto? Quando videro che tutto ciò che disse Geremia si era avverato. E allora presero questo libro e lo misero insieme ai cinque libri. Quando videro Isaia, che era un profeta di Dio, quando quello che disse si era realizzato. Amen. A quel tempo fu il sacerdote Ezra che trovò i libri e li mise tutti insieme. Amen. Gloria a Dio. È bello sapere anche la storia della scrittura e com'è nata. Amen. Quindi, ora, Pietro annunciò il giorno di Pentecoste. Ravvedetevi, ciascuno di voi si è battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Paolo non sapeva nulla di questo. Eppure Paolo, che fu 3 anni e mezzo nel deserto a svuotarsi tutto quello che Gamaliele, i farisei e tutti gli altri gli avevano insegnato, al suo ritorno si accorse che quello che predicava Pietro era lo stesso messaggio. Due scrittori che non si conoscevano completamente. Amen. Ora ascoltate, perché dice il profeta questo? Allora,
Lo stesso vale per i sette suggelle. Qualcuno mi ha ripetuto e detto: il Signore ti parlerà in queste suggelle quando si apriranno e svelerà cose nuove. E William Bell disse: no, non può essere. Tutto ciò che se questi sette sigilli hanno dicono deve essere già nella scrittura. Amen. Solo che noi non eravamo destinati a poterlo vedere. C'era un velo di polvere su queste sigille. Quando poi venne il tempo, Dio tosse quella polvere e permise a un profeta di poter leggere il contenuto di questi messaggi, di queste sigille. Gloria a Dio. Amen. Quindi, ora ci vedete? Come quando si arriva al battesimo nel nome di Gesù Cristo. Si battezzò in quest'epoca nel nome di Gesù solo. Ma loro eravano, dice, perché Gesù ce n'è tante. Ho amici che si chiamano Gesù. Ma il vero battesimo è nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Gloria a Dio. Nessun autore tranne Dio poteva essere così corretto. Dice, vogliamo vedere come la Bibbia è stata scritta? Cosa sarebbe oggi, per esempio? Questo mi ha fatto riflettere. È interessante, quando il profeta ti spiega cose nuove. Allora, cosa sarebbe per esempio se oggi noi andassimo a prendere 66 libri di medicina scritti da 40 autori diversi? Ascoltate questo, fratello. Il profeta dice questo: prendiamo 66 libri di medicina scritti da 40 uomini diversi sul corpo umano, dice, e vedete se essi nell'arco di mille anni, e vedete se essi concordano l'uno con l'altro. Quando il nostro presidente George Washington ebbe la polmonite, gli si tolse un'unghia da un piede, pensando che il suo problema era l'unghia. Questa era la medicina di quel tempo, capite? Allora, andiamo un po' più avanti e prendiamo alcune cose che riguardano la scienza. Cosa sarebbe se prendessimo 40 diversi scienziati lungo l'arco dei 1600 anni per stabilire se concordano? Uno scienziato francese disse che se un giorno un uomo raggiungeva la velocità di 45 km all'ora, questo l'avrebbe staccato da terra e sarebbe uscito nello spazio. Oggi dice camminiamo a 250 km orari, nessuna macchina riesce ancora a staccarsi, dice, dal suolo. Ci vuole già la velocità 600, non so quanto, che velocità che un aereo raggiunge, no? Però dice concorda, è attuale. Solo la Bibbia, scritta in 1600 anni, può avere la sua credenziale con 40 autori diversi. Amen. Ecco perché dice il profeta, gli scrittori sono diversi, ma l'autore è uno, è Dio. Amen. Alleluia. Quindi, amen. Ora dice, oggi quello che dicono i dottori non è neanche ammissibile, dice il profeta. Anche oggi non è ancora esatto, neanche oggi potete accettare la scienza come infallibile. Ancora oggi ci sono tanti dubbi, prendi due scienziati, hanno due idee diverse su un qualcosa. Un giorno scopriamo anche che non vedono, ecco, queste sono due cose che sono successe in questo tempo. Un giorno voi vi accorgerete che non vedono lontano neanche 150 milioni di anni luce, ma che vanno solo a un cerchio. C'è stato uno scienziato che ha detto che noi giriamo tutta la nostra civiltà, tutto che è questo sistema, come se girassimo attorno a un cerchio, in una dimensione dove c'è poi un'altra dimensione. William Brown disse 40 anni fa, c'è un articolo del giornale di pochi anni fa, dove uno scienziato dice questo. Noi ci immaginiamo come se ci fosse qualcosa di immenso, ma alla fine stiamo girando solo in cerchio. Lo voglio prendere poi, ve lo voglio fare leggere. Amen. Un giorno quando andrete in cielo scoprirete che non volate in qualche altro posto, ma che siete ancora qui sulla terra, soltanto in un'altra dimensione che va più veloce di questa. Capite? Cioè, Gesù disse, il regno dei cieli è già in mezzo a voi. Noi giriamo in una dimensione, una frequenza, c'è un'altra frequenza che gira più veloce, dove ci sono altre monde, altre, capite? E la scienza oggi dice queste cose. Amen. Gloria a Dio. Quando nascete, Dio attraverso questo luogo stanno girando dei colori, vero? Attraverso qua che cosa sta passando in questo momento? Stanno passando scene di film, frequenze, sta passando di tutto in mezzo a noi. Ma quando tu prendi l'apparecchio all'antenna e lo trasmetti nel televisore, allora lì avviene l'immagine. Ma già le immagini sono qua nell'aria, solo che noi non riusciamo a vederle. Questo è, amen. La dimensione dell'etere ci dimostra
questo. Amen. E così è Dio, dice. Dio sta registrando. Quando voi nascete è come un disco magnetico, dice. Quando tu lo metti in principio per il fruscio è quando tu cominci a nascere. Man mano che questo disco comincia a parlare sono tutte le tue azioni. Quando poi finisce il disco fa di nuovo quel fruscio, no? Tu sei morto, si prende il disco e tu paf, lo vai a conservare, dice il profeta, nell'archivio. Ma un giorno Dio prenderà di nuovo quel disco della tua vita, lo metterà là e ti farà ascoltare tutte le cose che tu hai detto. Cosa potrebbe oggi prendere? Se oggi Dio ci facesse ascoltare il nostro disco oggi, cosa potrebbe prendere? Dire, questa gente è stata fedele e ha riconosciuto che Dio ha mandato un profeta. Amen. Solo oggi questo può riconoscere. Gloria a Dio. Che noi eravamo tutti qua in questo giorno e parlavamo delle sue grandi meraviglie. Alleluia! Amen, alleluia! Fratelli, la gente dice, io cerco Dio a modo mio. Fratelli, c'è una via. Deve essere in quella via. Amen. Quindi, vedete, dice, recentemente mi trovavo qui sulla piattaforma e c'era un uomo calvo a cui Dio rivelò tanti problemi che lui aveva nella sua famiglia. Andò a sedersi, era calvo. Dopo un po', dice, di nuovo vide un uomo come lui, messo a testacchina, ma siccome era calvo, non capiva chi era. Dio, dice, mi trasportò in un'altra dimensione ed era un uomo che venne in chiesa dietro la tenda. Lui stava soffrendo di morte, no? Era messo dietro una tenda e lui stava pregando che Dio lo guarisse. E Dio trasportò il profeta, diciamo, nella dimensione di poter vedere dietro la tenda che c'era quell'uomo. Nulla è di nascosto davanti a Dio. Amen. Nulla è di nascosto davanti a Dio. E il Signore gli disse, va a casa e sei guarito. Amen. Quindi il profeta prende questo esempio per farci capire, vedete, Dio ti prende e ti porta in quella dimensione. Ti fa vedere quello che accade. Amen. Amen. Non è dunque nessun, quindi non c'è dunque nessun errore nella scrittura. Gesù è la parola di Dio ed esso, come dice la scrittura, rivela i segreti e le intenzioni del cuore, come dice Ebrei. Amen. Perché la mia parola è più affilata della spada a due tagli, penna fino alla divisione dell'arma e dello spirito. Ecco perché è stata data la parola, perché la parola ci giudica, la parola ci insegna, la parola non è qualcosa di retore, che è passata, ma la parola è sempre attuale. Amen. Oggi si dice la Chiesa Cattolica ha la parola di Dio, i battisti dicono noi abbiamo la parola, è sbagliato. La parola era è la rivelazione, Dio rivelato tramite la parola. Amen. Non si è potuto avere nessuna continuità tra i medici e tra tutti i diversi scienziati. Se Einstein, dice, avesse posseduto nel campo spirituale la stessa capacità che possedeva nel campo della fisica, egli studiò per esempio, dice, la legge della luce ed egli capì che se un uomo riuscisse a raggiungere un determinato punto dello spazio attraverso questa legge avrebbe creato così tanta massa da poter costruire nuovi mondi e così via. Egli scoprì attraverso la fisica che Dio. Amen. Ora il profeta dice, se lui avesse la stessa comprensione delle cose della fisica con le cose di Dio, lui sarebbe stato un uomo veramente spirituale. Amen. Quindi, avete sentito parlare di queste formazioni che volano nell'aria? Dice il profeta. Vengono chiamati dischi volanti. È meglio che non ci occupiamo, dice, di questo. Ho sentito che molte persone vengono dichiarate scomparse. Stavano là e ad un tratto non ci sono più. Così avverrà nel rapimento, dice il profeta. Questo corpo terreno cadrà e ne rivisterà uno celeste. I capelli e le ossa che saranno rimasti scompariranno, sarà mutato in un momento. Lascerà la stanza e andrà in casa. Amen. Vediamo, dice, che tutto questo si sta verificando ora. Il Pentagono è perplesso per questa apparizione misteriosa di luce e per molte cose che si vedono nel cielo. Avendo certamente visto la fotografia di una luce, avete visto, dice, recentemente la fotografia di una luce misteriosa sul giornale di Jeffersonville. Pensavo, non sanno cosa significa. Quante luci stanno apparendo? Sapete quante luci stanno camminando nell'aria? Tante luci luminose che stanno anche lì dalla stazione spaziale. Ultimamente hanno visto molte luci entrare dentro l'atmosfera. Sono palle di fuoco. Profeta, sapete cosa dice? Questi sono gli angeli investigativi di Dio.
Come al tempo di Sodoma e Gomorra, Dio scese dal cielo per andare a vedere cosa succedeva in quelle città. Come dice la scrittura, egli invierà i suoi angeli alle quattro punte. Oggi sta succedendo questo. Queste luci misteriose, come dice il profeta, sono gli angeli investigativi di Dio. Solo che in quel tempo erano uno, due, ora sta diventando una cosa veramente, veramente a ondate, cioè assai, stanno arrivando assai di queste cose. Noi non sappiamo cos'è, ma William Lane disse, questi sono gli angeli investigativi di Dio. Amen. Alleluia. Quindi, guardatevi un po' attorno, dice, osservate cosa succede. Oggi è la stessa cosa, c'è un'inchiesta giudiziaria, amen. Quando la Chiesa dopo un po' sarà pronta e sta al suo posto, ed ogni semente è stata portata al suo posto, essa verrà rapita. Io vi ho detto l'altra volta, sapete perché oggi c'è tutta questa gente che viene rapita e riportata qua sulla terra, e loro spiegano, siamo stati in seminario, sapete perché avvengono queste cose? Perché il diavolo sa che oggi è il tempo del rapimento. Quando Gesù venne sulla terra, avete mai letto nei Vangeli? Quando ci fu quella discussione a Sinedrio, disse, vero, ci sono state false messie. Addirittura prima di Gesù ci fu un uomo che si chiamò Bar Gesù e diceva che lui era il Messia, no? Ora, quando Satana capì che era il tempo che il Messia doveva nascere, lui creò dei falsi Messia. Oggi in quale tempo viviamo? Non viviamo il tempo del rapimento? Quando noi diciamo alla gente ci sarà un rapimento, a che verranno alieni? Perché già il diavolo ha insozzato, capite? Già le cose, eh? Ha seminato una falsa, un falso rapimento. Ma il fatto che già si parla di questo è perché ci sarà un rapimento. Amen. Alleluia. Ci sarà un rapimento. Quando venne William Branham sulla scena, cosa fece sorgere? L'imitazione. Harry Allen, Tommy Osmond, Ove Roberts, facevano quello che faceva il profeta, Ian e Ambre. Oggi siamo passati in un'altra dimensione. Oggi è il tempo del rapimento. Oggi rapimento alieni, capite? Oh, questo le capiscono i predestinati, fratelli, le capiamo noi perché siamo stati predestinati, amen. Alleluia. Dio ci dà intendimenti e ci fa capire ancora che siamo nel tempo giusto. Amen. Oh. Quindi, ok, la parola di Dio è perfetta. Il Vecchio e il Nuovo Testamento sono due metà di un insieme, è vero. Il Vecchio Testamento non è una metà e il Nuovo un'altra. Mettetele insieme e avrete allora l'intera rivelazione di Gesù Cristo. Lo hanno parlato i profeti, qui egli ora è in persona. Amen. I due insieme diventano uno. Amen. Il Vecchio Testamento non è completo senza il Nuovo, ed il Nuovo non potrebbe essere completo senza il Vecchio. Amen. I profeti dissero, sarà qui, egli poi verrà qua, poi apparirà lì, gli faranno questo, gli faranno quello, poi egli morirà, poi risusciterà, poi gli scenderà nella sposa, tutto hanno detto gli antichi. E il Nuovo Testamento cosa fa? Non fa altro che confermare le parole dette dai profeti. Tutte e due devono essere insieme. Amen. Quindi quando si parla della parola, cari fratelli, dice, investigatela, dice il profeta. E non fate tre cose della parola. Quindi lei dice, non fate mai tre cose della parola. Io vi dico sempre quello che dovete fare. Dice, questa volta vi dico quello che non dovete fare. Non dovete interpretare falsamente la parola. Non dovete neanche prendere la parola fuori dal contesto. E non dovete mettere la parola in un altro posto. Quindi, se no, perché poi che cosa succede? Noi gli facciamo dire a Mosè una cosa che ha detto Geremia, a Geremia gli facciamo dire qualcosa che ha detto Gesù, a Gesù gli facciamo dire qualcosa che ha detto un altro profeta, capite? Dice il profeta, ingarbugliamo tutto e la parola non ha più effetto. Amen. Quindi, ora qua voglio portare, ora attenzione, cioè notate appena, allora notate, tutte queste chiese che hanno fatto questo si sono organizzate e sono morte, dice. Verificate se non è giusto, investigate la storia, dice, se sorsero delle organizzazioni, delle denominazioni e delle illusioni. Degli uomini mondani entrarono e portarono con sé le loro opinioni, i loro pensieri. Cosa cagionò tutto ciò? Cagionò confusione. Guardate che dice qua il profeta.
Ciò raggiungerà il suo punto culminante nell'iddio di questo mondo, in quanto essi porteranno Satana stessa sul trono e penseranno di avere un grande leader mondiale che porterà a loro la pace. Gloria a Dio, amen! Alleluia! Leggi questo. Amen. Quest'uomo, abbiamo bisogno di un leader mondiale. Trascinato fuori la Chiesa, capite? Cercano oggi un nuovo leader, il Time Persona dell'anno. Papa Francesco, l'uomo dell'anno. Cosa porterà ciò? Porteranno sul seggio di Satana un uomo pensando che sarà un grande leader che li porterà nella pace. Mamma mia, fratelli, siamo la sposa. Che nessuno vi tolga dalla mente questo, che noi siamo gli eletti di Dio. Amen. Ora dice, la civiltà odierna, fratelli, è assolutamente in contrasto con Dio. L'istruzione è 1 milione di miglia di anni lontani da Lui. Così è la scienza. Cercano di confutare Dio in seminari teologici, scuole negli uditori della scienza. Cosa hanno fatto? Si riuniscono. Si sono riuniti in seminari teologici per dire cosa? Adam ed Eva è una fiata. Cioè, non ha nulla a che fare Dio in queste cose, fratello. Dio parla attraverso la bocca dei poppanti, attraverso l'ignoranza, amen. Dio esprime, amen. Ora, cos'è la visione dell'altra sera recente che ho avuto? Di quell'uomo che gridava qualcosa agli scienziati che riempivano dei tubi con qualcosa? Mamma mia. Si girarono, guardarono e continuarono. Ci sarà ancora un'altra cavalcata, dice il profeta. Ora, attenzione, il profeta ha una visione, no? Vide degli scienziati che lavoravano su dei tubi dove loro lì dentro gli miscelavano un qualcosa, no? E allora lui li chiamò, gli disse, non so che cosa, perché lui ne parla in diverse, io l'ho estratto qua su internet, dove lui parla di questa visione, in tante altre. Lui vide questi scienziati che miscelavano qualcosa nei tubi, no? E lui gli parlò, loro fecero solamente, si scossero e continuarono ancora ad andare avanti. Che cosa sta facendo oggi l'uomo? Che cosa sta cercando oggi l'uomo? Sta cercando la particella di Dio. Come funziona questo cercare la particella? Loro hanno costruito attorno a Ginevra, dove c'è la sede del Consiglio Mondiale delle Chiese, di 400 chiese, attorno a Ginevra hanno fatto un anello, attorno alla città sotterraneo, di non so di quanti chilometri, miliardi che hanno speso, fratelli, per fare cosa? Per mandare due atomi, uno da qua e uno da là, farli scontrare continuamente fino a quando non esce il blasone di Hugg, come si chiama, là? Che sarebbe la particella che ha dato vita al Big Bang. La follia, guardate che dice la scrittura. Io farò perire la sapienza dei savi e annullerò l'intelligenza degli intelligenti, dice la scrittura. Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questo mondo? Dice. Non ha forse Dio reso storta la sapienza di questo mondo? Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio salvare quelli che credono a Lui mediante la follia della predicazione. Attraverso la scienza loro stanno entrando nel laboratorio di Dio. Amen. Per trovare cose, quello che probabilmente è stato quello che ha dato la scintilla e così via. E il profeta lo dice, ma lo dice qua. Infatti loro cercano la particella di Dio, vogliono entrare, dice, nel laboratorio di Dio. E il profeta guarda che dice. La scienza della gente ha fatto eruzione nel grande laboratorio di Dio. Dice il profeta in questa pelle che ha dolore di parto. Fino a che si distruggeranno. Sapete cosa possono combinare questa gente? Che con questo fatto di fare esplosi può causare un buco nero che assorbirà tutte cose. Gliel'hanno detto, state attenti, questo esperimento su queste cose è pericolosissimo. Dice che tutto è sotto controllo, fino a quando Dio vuole. Amen. Ormai dice, loro stanno entrando in questo laboratorio di Dio, fino a che si distruggeranno. Dio lascia sempre che la sapienza si distrugga da sé. Dio non distrugge niente, l'uomo distrugge se stesso tramite la sapienza, come fece in principio, prendendo la sapienza di Satana invece della parola di Dio. Ora, essa sa di dover
cedere non può più resistere a ciò. Fratelli, fermiamoci qua. Amen. Fermiamoci qua, perché poi voglio leggere qualcosa della prossima settimana. Amen. Ora qua il profeta rivela cose. Io mi sono sentito benedetto, amen. Benedetto perché io vedo che Dio, fratelli, ci parla. Amen. Un opuscolo preso che oggi proprio ha dimostrato che tutto ciò che loro stanno architettando è falso. È falso. Signore, abbi misericordia di noi ancora in questa mattina, Padre. Gloria a te, Signore, ancora in questa mattina, Padre, che tu ci possa vedere non secondo la nostra, Signore, di ambizione, non secondo, Signore, la nostra carne, ma, Signore, secondo a quando noi possiamo ancora credere nel tuo figliolo, Padre, che egli ci ha perdonato e che ancora egli ci sta rivelando la sua parola. Padre, che queste cose siano registrate nel tuo disco, Padre, che tutti gli amen di ogni mio fratello, padre, sorella, detto oggi, siano registrati in questi dischi magnetici, Padre, e che tu un giorno quando li metterai, Signore Dio, ci farai ascoltare ciò che noi oggi abbiamo qua detto, abbiamo realizzato, Padre, per la tua gloria, Signore Dio. Amen. Siamo veramente alla fine, Padre. Benedice coloro che ci hanno ascoltato, Padre. Benedice questa predica, Signore Dio. Fa, Signore Dio, che possa svegliare molti fratelli dal sonno dove sono andato a finire, Padre. Amen. Gloria a te, Signore. Veramente, la gloria appartiene a te, Padre. Tutto ciò che oggi tu ancora hai predicato in questo luogo appartiene a te, Signore Dio. Amen. Beh, Padre, benedicici, Padre. Sanici, perché la tua parola è stata mandata per sanare i nostri corpi. Amen. Noi lo vogliamo credere, Padre. Vogliamo predicare ancora su questo opuscolo, Padre, perché è ancora ricco, Signore Dio, di molti fatti che il profeta parla. Grazie, Padre. Ogni cosa te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù, il benedetto. Alleluia. Amen. Alleluia. Signore, ci benedica. Amen. Dio vi benedica, fratello. Amen. Gloria a Dio. Vai.